C'è solo oggi da chiedere scusa, metterci la faccia, e una prestazione sottotono. Sappiamo che l'Empoli è una squadra importante, e giocano molto bene, molto forte, e quindi sono stati superiori sia nel singolo che nel collettivo, quindi una sconfitta che brucia. Dobbiamo crescere con questa sconfitta, perché personalmente a me è capitato anche più di una volta di perdere in malo modo, però queste sconfitte ti devono dare la forza di rialzarti più di prima. Il risultato meno, secondo me, è la prestazione che è stata sconcertante. L'Empoli è stato superiore in tutto e per tutto, quindi il risultato poi dopo. Noi potevamo trovare un episodio con la traversa di Sissé, stavamo 2-0, magari andavi sul 2-1, la partita poteva cambiare, però la prestazione sicuramente sono stati superiori. Lavoriamo in settimana per cercare di mettere in difficoltà l'avversario. Abbiamo una rosa vasta e importante, quindi l'allenatore è a disposizione per poter cambiare come crede nel migliore dei modi. Quindi non è stata la prima volta, ecco, che abbiamo cambiato modulo, quindi non è quello. La prestazione è sicuramente sottotono, e l'Empoli ha fatto una prestazione superiore nei singoli, e poi nel collettivo giocano molto bene insieme. L'Empoli è riuscito tutto, noi non siamo riusciti ad accorciare le distanze e a prendere un po' più alti, quindi ci hanno palleggiato molto. No, è un Bari che non sa segnare. Oggi non ha saputo segnare, altre partite le ha fatti, ha fatto solo 2-0-0, quindi penso che Bari gol li ha fatti, magari deve cercare di farle con più interpreti. E evidentemente quelle davanti sono superiori, quindi c'è da lavorare e fare di più, e capire che le altre sono in questo momento più forti, e quindi accettare. La prestazione, quando non c'è la prestazione, c'è solo da chiedere scusa, quindi il risultato poi dopo è una conseguenza della prestazione.